La fama di Polignano a Mare è indissolubilmente legata a Domenico Modugno, che qui nacque il 9 gennaio del 1928. Resta con me. Considerato il padre dei cantautori italiani, Modugno scrisse e incise circa 230 canzoni, interpretò 38 film per il cinema e 7 per la televisione e vinse 4 festival di Sanremo. La prima vittoria nel 1958 con Nel blu dipinto di blu, che valse a Modugno 2 Grammy e fu amata dal pubblico come Volare, diventando la canzone italiana più famosa nel mondo. Show a Polignano a Mare, non uno, due. Ciao, io sono Sabrina. Ciao, io sono Dionisio. Ciao, Dionisio. E lui è Gianni. Ciao, Gianni. Ciao. Ma è una cosa sorprendente, nuova questa. Sì, è un nuovo servizio che offriamo per gli ospiti del nostro paese, diciamo. Come funziona? Niente, noi portiamo gli ospiti appunto in giro per la città, li facciamo vedere i punti più caratteristici appunto di Polignano a Mare. La corsa funziona sempre comunque a offerta libera. Ah, sì. Quindi non c'è neanche un prezzo fisso? Assolutamente no. Io sono pronta a fare un viaggetto con voi per i vicoli del centro storico. Mi portate in giro? Certo. Vai, allora andiamo Gianni e Dionisio insieme sul Rishow a Polignano a Mare. Andiamo. I bike you. Poter visitare il borgo di Polignano a Mare all'imbrunire quando il centro storico si anima di turisti, di gente. Poi stasera c'è uno spettacolo molto importante, c'è l'assegnazione della cittadinanza a Peppe Fiorello, che ha magistralmente interpretato Domenico Modugno nella fiction Volare in onda in Rai. Quindi il paese, il borgo pullula di migliaia e migliaia di persone. Sembra niente il sole, mi dà un amore meraviglioso, il bene di una donna che ama solo me. Peppe Fiorello, l'ospite d'onore di questo meraviglioso Modugno a Polignano a Mare, reduce da questa magistrale interpretazione di Mister Volare di Domenico Modugno nella fiction su Rai 1. Una fiction che ti ha quasi cambiato la vita, da quello che leggo, Peppe. Sì, in qualche modo sì. Però insomma io ho fatto comunque il mio mestiere, ho amato il personaggio come ho amato anche altri personaggi che ho fatto. Modugno è quello più fresco, è quello più nuovo, quello più vivo su dentro di me. Su cui nessuno si era cimentato prima, tra l'altro. No, no, assolutamente no. Il ricordo di Domenico Modugno è ancora molto vivo, lui è ancora molto vivo e presente nel ricordo di tutti, e quindi la sfida era molto difficile in questi termini. Ti ricordi quando eri forte? Galoppavi, galoppa, 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 galoppa. Mi ha cambiato la vita, mi diverte dire sì, nel senso che mi ha fatto scoprire delle cose della mia vita. Esatto, mi ha fatto scoprire delle cose della mia vita. Mentre io raccontavo la sua vita, io scoprivo la mia vita. È successo qualcosa di particolare in questa operazione così bella e indimenticabile. Quindi raccontavo lui e ricordavo mio padre, raccontavo suo padre e ricordavo me. E allora ci sono stati degli intrecci straordinari, delle analogie pazzesche tra la sua famiglia e la mia famiglia, tra me e lui, il nostro percorso di ragazzi del sud che arrivano da una periferia con un sogno in tasca e arrivano e cercano di farcela, di realizzare il sogno. La notte era finita e ti sentivo ancora sapore della vita. Meraviglioso. Modugno, pugliese, poi per metà siciliano, Peppe Fiorello,
siciliano, ma stasera possiamo ambire ad averti per metà pugliese, perché da stasera Beppe Fiorello viene conferita la cittadinanza onoraria dal comune di Polignano a Mare. Avrai un bel mazzetto di chiavi virtuali, quindi, simboliche. Capisci che anche questo fa parte di quel racconto che io farò, perché se lui per gioco, per una vita, è stato per metà siciliano, per gioco, io sarò onorato di essere per metà pugliese in questo gioco delle parti e dei ruoli e delle provenienze. Un onore essere stato sul palco scenico con Alessandro Mannarino. Grazie Fiorello, grazie. Meraviglioso Modugno, l'omaggio a Mister Volare, per la prima volta ospitato a Polignano a Mare. Un evento fortemente voluto dal sindaco di Polignano a Mare, Domenico Vitto. Un grande traguardo questo. Certo, dopo due anni che il meraviglioso Modugno è stato fatto a Bari al Petruzzelli, è veramente un grande risultato averlo portato a Polignano, anche perché Polignano meritava questo evento, perché ha dato i natali a questo straordinario artista e quindi Modugno meritava di essere omaggiato a Polignano. Quindi Modugno torna a casa con questo evento, e a proposito di dimore, Polignano a Mare spalanca le sue preziose porte al personaggio che quest'anno ha consacrato la carriera, la fama, la voce, lo spirito di Domenico Modugno, Beppe Fiorello. Beh, devo dire, Polignano è diventata da un po' di tempo una cornice ideale per tante fiction e tanti film, ma quella che ha colpito di più i polignanesi e forse l'Italia è stata proprio la fiction su Modugno, anche ben interpretata da Beppe Fiorello, che ha messo veramente in evidenza il nostro patrimonio culturale, paesaggistico. Quindi un grazie a Fiorello, infatti abbiamo deciso di riconoscere a Fiorello la cittadinanza onoraria, anche perché l'indirizzo che questa mia amministrazione ha dato, cioè un indirizzo culturale e turistico, perché si può vivere anche di cultura e di turismo, e quindi alla fine che dire, buon vento a tutti. Grazie! Io il prossimo anno vengo in vacanza qua, dove vado a dormire? Perché io quando vado a cittadino nella mia città c'ho casa. Abbiate pazienza. Ma sono l'unico da averla? No, ce n'è un'altra che ho promesso a Franca di portarla personalmente. Questa serata principalmente grazie a Franca Gandolfi, che dal primo momento ci ha dato fiducia e lo dimostra che c'è la presenza di Marco, uno della famiglia, qui a testimoniare questa fiducia da parte della famiglia. Vento a tutti. E quindi venite a Polignano, godetevi il paese e buon vento a tutti. Buon vento a tutti. Ciao. Un posto unico al mondo dove sperare che il sogno possa ripetersi all'infinito anziché non ritornare mai più. Buon vento.